Jacopo, complimenti per questa vittoria, il tuo primo titolo con la Raimon Sassari. È arrivato in un'occasione importante questa edizione della Supercoppa 2023, in finale contro il Merano che appena 7 giorni fa aveva stravinto al Palasantoro. È il bello dello sport. È così, questo è il sport. L'anno scorso abbiamo perso a 4-1, abbiamo finischiato l'anno. Quest'anno vamos a finischiare con un titolo, vincendo la Supercoppa. Io ieri parlavo con Matteo, le ho detto, per vincere la Supercoppa tienes primo perderla. Ya perdimos, questo anno toccava vincere. No? Creo che la partita di ieri e dopo questa partita, penso che il Sassari ha merecido vincere. Creo che hemos giocato molto bene, in defensa, in attacco. Per me ha sido la clave los últimos 10 minuti con il 7 contro 6. Per me, tatticamente, abbiamo preparato questo. Esatto, è stata quella probabilmente la mossa vincente, no? Sì. Perché facevate molta fatica ad attaccare la 5-1 sì. del Merano. E la scelta di giocare con l'extra player ha dato gli effetti desiderati. Avete prodotto in quel momento il break decisivo e poi fino alla fine siete riusciti a contenere. No, loro stavano difendendo molto bene 5-1, avevamo molta difficoltà per girare la pala con velocità e tutta la settimana abbiamo preparato, abbiamo allenato questa situazione di 6 contro 7. Abbiamo fatto 4 attacchi seguidos, hemos fatto penalti, gol. Creo que ahí hemos fatto la diferencia que nos ha servido hasta la fine, ¿no? Pienso que tutti molto contento. Dopo de la partida de Sassari hace 7 giorni, que nos han vinto por 14 goli, pero bueno, questo così. Senti, una menzione speciale, ¿no? In telecronaca l'abbiamo riservata al giovane Nardin, che si è reso protagonista di un gesto di fair play totale, di straordinaria efficacia, di straordinaria importanza, perché poteva chiudere i conti in quel momento. Corretto. Questo seguro che questo gesto debería salir en todos los medios de comunicación, giornales, eccetera, eccetera. Che tu estés jugándote un titolo che con ese gol posiblemente finisqueabas la partida, vencías y ha fermado. Dopo hemos atacado. Bueno, no lo sé si hemos fatto gol, pero seguro que tiene una mención importante y una mención aparte este gesto de fair play de Giovanni Nardin. Ha sido molto bello. Ma penso anch'io che abbiamo fatto fatica in attacco e lì si è visto poi la stanchezza. I ragazzi che hanno giocato quasi 60 minuti e purtroppo lì si vedeva anche che mancava Fadanelli, chiaramente, però anche se Samuel Gascraster ha fatto un'ottima partita, ma proprio mancavano le rotazioni in quel momento. Loro hanno difeso bene, compatto, e ci hanno messo in difficoltà un po' su questo, però devo dire abbiamo fatto, penso, anche questo fine settimana un altro passo verso la direzione giusta, dove dobbiamo continuare. Alla fine sì, sono contento con la prestazione, chiaro, non è facile poi adesso perdere una finale così proprio all'ultimo, però abbiamo lottato, quello si è visto fino alla fine, ci abbiamo creduto e alla fine complimenti al Sassari che alla fine ha fatto una buona partita, due buone partite anche ieri col Bressanone. Senti, inconsciamente vi ha un po' condizionato in negativo il ricordo piacevolissimo della vittoria di 14 gol di sabato scorso proprio contro questa squadra, contro la Raimon Sassari? No, io penso che noi abbiamo parlato di questo anche con la squadra e alla fine ho detto anche che forse loro hanno un piccolo vantaggio, cioè il Sassari, perché arrivi da una sconfitta, magari non dico non hai niente da perdere, però e sapevamo che non sarà questa partita perché cambia tutto. Poi, come ripeto, non avendo Fadanelli, che non è solo tutto l'insieme, no? È sempre un 0-0. Allora il Sassari è una grande squadra, ieri hanno battuto il Bressanone, stanno adesso recuperando bene in campionato, quindi sapevamo che non era quella difesa, cambia la prestazione dei portieri, tutto, e quindi siamo partiti proprio, penso, bene con sapendo che di nuovo sarà 0-0 e si gioca a 60 minuti.
tu dicevi questo è un ulteriore passo nella direzione giusta, ovvero nella direzione che avete immaginato, costruito anno dopo anno, di portare questo gruppo così giovane ai massimi livelli nazionali. L'anno passato siete arrivati a un soffio dalla finale Scudetto, quest'anno siete arrivati in finale in Supercoppa, la stagione è ancora lunga, c'è la Fanaletti Coppa Italia, ci sono i playoff Scudetto, ecco, dobbiamo attenderci un Merano assolutamente grande protagonista nel 2024, potrebbe essere il 2024 l'anno dei Black Devils. Questo non lo so, il fatto è che dopo non so quanti anni, penso dopo il 2008 che abbiamo raggiunto di nuovo una finale. Tu avevi vinto nel 2005. Quello sì, ma nel 2008 eravamo in finale di Coppa Italia ancora e da lì non eravamo mai più in finale. Quindi dico sì, l'anno scorso semifinale siamo usciti di poco e piano piano, cioè allora i risultati sì si vedono poi nelle partite, però io penso anche il lavoro che stiamo facendo è quello, è il vero lavoro. Poi le partite, chiaro, le devi vincere anche, no? Per questo dico, eravamo vicini oggi, bisogna avere pazienza, è una squadra molto giovane. Se pensiamo oggi abbiamo dato in mano la regia del gioco in attacco a un ragazzo che è un 2005, penso che non devo aggiungere altro e questo è già tanta roba. E quindi il futuro sicuramente speriamo sempre di migliorare e poi vediamo quello che arriva.